L'osteoporosi è una condizione di fragilità dell'osso ed è un fattore di rischio per le fratture da fragilità che possono interessare le vertebre, che spesso sono anche asintomatiche, il collo del femore, il polso e l'omero. Le fratture da fragilità sono la condizione che riduce la nostra salute, che quindi deve essere prevenuta. La condizione di osteoporosi può essere prevenuta durante tutta la vita seguendo una corretta alimentazione ricca di calcio e di vitamina D, un'attività fisica adeguata che è fondamentale per la salute del nostro osso e l'astensione dal fumo e dall'assumere alcolici. Quando dobbiamo appunto valutare la presenza di osteoporosi? Con l'età che avanza, questo è molto importante, soprattutto dopo i 65 anni, ma anche in tutte quelle condizioni di malattia che possono favorire l'osteoporosi oppure la necessità di seguire determinate terapie che possono anche qui favorire osteoporosi. Cosa devo fare? L'esame specifico è quello di eseguire una mineralometria ossea computerizzata, o MOC, che ci dà un'idea del grado di osteoporosi. Questo esame è particolarmente indicato in chi ha già avuto una frattura da fragilità. Quando l'osteoporosi è severa e ci sono fratture, ci sono dei farmaci attualmente che possono ridurre il rischio di rifrattura oppure della prima frattura. Sono farmaci specifici che possono appunto essere altamente efficaci.